Buongiorno a tutti e grazie di questa opportunità per fare un saluto di fine anno e di buon inizio anno a tutti i telespettatori, ai cittadini che evidentemente in questo momento avranno anche loro un momento di tranquillità e di tranquillità familiare, un momento sempre importante per poter incontrarsi e per poter anche stemperare magari qualche volta gli animi in un momento particolare dove forse si comincia a intravedere un'uscita da questa lunga crisi che ci attanaglia ormai da 5-6 anni. Credo che la strada si sia imboccata sia a livello nazionale che qua nel nostro Trentino. E questo è di buon auspicio quantomeno per trovare opportunità occupazionali per chi non ne ha e per quindi dare sostegno proprio in questo momento alle famiglie. L'anno passato è un anno che ha visto evidentemente un appuntamento elettorale, ci ha visti tutti impegnati in questo momento che è stato nel maggio scorso. Come evidentemente sapete, il risultato elettorale ha portato alla mia riconferma, la conferma del centro-sinistra autonomista alla guida della città di Riva del Garda, con un ottimo risultato e quindi questa è anche l'occasione, un'occasione pubblica per ringraziare tutti gli elettori che lo hanno fatto, ma anche coloro che si sono recati alle urne, hanno votato anche gli esponenti di minoranza che siedono poi nel Consiglio Comunale e quindi perché insomma, il Consiglio Comunale è la composizione dei rappresentanti di tutta la comunità e quindi e gli elettori fanno e giustamente danno il voto a chi ritengono. Io in questo caso devo ringraziare coloro che l'hanno fatto, il sindaco direttamente e anche le forze di maggioranza. È un risultato molto importante che mi dà sprone per lavorare e lavorare al meglio nel limite delle possibilità che ognuno può mettere in campo, ma sicuramente avendo davanti agli occhi sempre l'interesse generale, l'interesse comune, quindi nella soddisfazione degli interessi complessivi della comunità. Non è facile, la situazione appunto economica finanziaria non ci permette di fare salti di gioia, ma cerchiamo di stemperare queste difficoltà e facendo una politica, io ritengo, diciamo al vecchio modo, da buon padre di famiglia, cercando di fare quelle cose che possono essere e poi gestite bene, godute da tutti, teniamo i livelli tariffari sempre al minimo. La città penso che sia una città tenuta abbastanza bene, si può fare sempre meglio, però insomma le attestazioni che abbiamo anche dagli ospiti, la nostra è una città turistica importante a livello internazionale, quindi europeo sicuramente, ma mondiale, che viene apprezzata e quindi penso che po' di riconoscimento anche a chi l'amministra ci possa essere, ma quello che va bene per i cittadini poi penso che vada bene anche per i nostri ospiti. E cosa stiamo mettendo a cascina? Io penso 3-4 importanti interventi che si aspettano da molti anni, alcuni anche da un decennio. Parlo in modo particolare di alcune cose delle quali ne sono anche contento. Stiamo chiudendo assieme alla nostra APSP, Città di Riva, chiamiamola Casa di Riposo, più conosciuta ai cittadini. Stiamo chiudendo la procedura dell'appalto per l'ampliamento e quindi dare un'opportunità alla cittadinanza, in modo particolare alla più anziana, di avere un luogo di sicurezza e tranquillità per trascorrere dei periodi e anche con un reparto specifico per l'Alzheimer. Dall'altra parte stiamo proprio mettendo in appalto in queste ore il polo scolastico di Rione De Gasperi, che darà una risposta importantissima alla nostra comunità, quindi una nuova scuola elementare e l'ampliamento di una sezione dell'asilo. Quindi un fronte che va verso gli anziani, un fronte che va verso i giovani, le scuole elementari sono queste. E dall'altra parte stiamo chiudendo l'altro appalto, che è quello del polo fieristico congressuale,
in modo particolare del polo congressuale con il nuovo teatro, quindi tre fronti che abbracciano praticamente la nostra comunità, gli anziani, le scuole, i giovani, il turismo, le manifestazioni, la cultura col teatro. Io penso che siano tre cose abbastanza importanti. Chiuderemo nel prossimo mese, ritengo, anche l'appalto per la conclusione del Palazzo Luti Salvadori, poi incentrato, come sapete tutti, sulla biblioteca, e dall'altra parte la provincia chiuderà facilmente l'appalto del Conventino di Violata, altro polo culturale assolutamente importante e rilevante. Ecco, questo tutto sommato penso che sia quello che ci stiamo aspettando nei prossimi mesi, che sarà impegnativo, perché insomma, cantieri di questo tipo che ci saranno sulla città di Riva saranno molto impegnativi anche nella gestione, non evidentemente non tenendo in considerazione che sempre molta attenzione faremo a tutti gli interventi in campo sociale, in modo particolare sui lavori socialmente utili, per dare una risposta a chi in questo momento ha delle grandissime difficoltà a arrivare alla fine del mese, quindi con un impegno assoluto, con qualche azione anche innovativa che stiamo studiando per dare ulteriori risposte, come evidentemente tutti gli interventi nel campo sociale, al sostegno tramite la Caritas, ma tante iniziative che stiamo facendo, inutile elencarle, i cittadini le conoscono bene. Quindi questo è un po' lo scenario che si sta aprendo nei prossimi mesi. Evidentemente qualche preoccupazione poi c'è, perché insomma si dice che si sta uscendo dalla crisi, però insomma, alcuni non ne vedono, non lo comprendono, alcuni dicono che insomma, è una cosa un po' effimera. Io ci credo un po' di positività, un po' di ottimismo a guardare verso il 2016 con un occhio di ripresa. C'è una particolare fiducia da parte dei consumatori, gli indici li abbiamo visti proprio in queste ultime ore, e quindi guardiamo al 2016 con particolare attenzione e con un senso appunto di positività. Ancora quindi auguri a tutti voi, alle vostre famiglie, e che il 2016 evidentemente possa iniziare in modo positivo. E buon anno a tutti.